scrive al sindaco di Como, Alessandro Rapinese, che in tempi davvero molto brevi ci ha risposto alla nostra richiesta e ci ha garantito la possibilità di utilizzare questa sala, che non soltanto è funzionale ma è anche istituzionale, ha un senso istituzionale essere qui e noi lo ringraziamo in maniera particolare. Nella ultima assemblea del comitato si è discusso della data di una presentazione pubblica. Abbiamo scelto il 21 aprile non a caso. Perché? Perché il 21 aprile fu la data individuata dal governo fascista con un decreto del 1923 per abolire, accorpare la festa dei lavoratori al Natale di Roma, che appunto è il 21 aprile, come ciascuno di voi sa. Ecco, su questa violenza istituzionale Giacomo Matteotti reagì con un importante articolo sulla giustizia, che era il quotidiano del Partito Socialista, e stigmatizzò questa scelta per decreto del governo Mussolini, sottolineando qual era il valore della festa dei lavoratori, non soltanto, ma anche individuando in quell'atto uno dei molti atti che insensibilmente portavano da un regime democratico, nel quale i fascisti avevano avuto una maggioranza parlamentare, a un regime totalitario. Ecco, questo è il cuore del ragionamento di Matteotti, tanto che Matteotti in questo articolo dice: va bene, avete abolito la festa, o avete ritenuto di abolire la festa dei lavoratori, adesso provate ad abolire anche la festa dello Statuto Albertino, perché state azzerando quel minimo di garanzie che lo Statuto concedeva ai cittadini. Quella vicenda è una vicenda fondamentale nella storia dell'emergere dell'insensibile del totalitarismo attraverso atti che non venivano compresi nella loro singolarità, ma diede luogo, secondo il costume fascista dell'epoca, a una serie di eventi che stanno fra il grottesco e il tragico. In Emilia ci fu la cosiddetta caccia al tortellino, secondo alcuni la caccia al cappelletto, perché i lavoratori quel primo maggio, dopo il decreto, insistettero nel festeggiare non pubblicamente ma in convivi di compagni, di lavoratori, di aderenti al sindacato, di socialisti, come è d'uso in Emilia, mangiando il tortellino e i cappelletti, e i fascisti rompevano in queste case alla caccia del tortellino. Questo per dire come un regime totalitario può anche essere grottesco ma non banale. Ecco perché abbiamo pensato di essere qui simbolicamente il 21 aprile per presentare pubblicamente un minimo di programma di attività del comitato. Noi abbiamo, come dicevo, un manifesto costitutivo in base al quale abbiamo costituito il comitato il 31 marzo scorso. Siamo come dire, felicissimi di avere ad oggi oltre 50 adesioni individuali. Noi al momento, in attesa di una prossima assemblea in cui parleremo di statuto del comitato, oltre che più specificamente di programmi, stiamo raccogliendo adesioni individuali. Devo dare atto però di alcune cose che sono già avvenute. Intanto il manifesto costitutivo fa, come dicevo, riferimento alla cultura socialista e alla cultura costituzionale. Noi vogliamo lavorare su questo da qui alla scadenza del 2024, dell'anniversario vero e proprio del, non della morte, ma del rapimento e dell'assassinio di Giacomo Matteotti. Non è, non usiamo il termine neutro, usiamo il termine che la storia ci consegna. Questo nostro manifesto costitutivo è leggero e chiaro da questo punto di vista. Non siamo ecumenici, nel senso che l'adesione poi è subordinata all'adesione a queste premesse. Una considerazione: se noi parliamo di cultura socialista e cultura costituzionale, parliamo di qualcosa di straordinariamente attuale, e io mi permetto di sostenere, per quanto riguarda la cultura socialista, paradossalmente vincente, nel senso che non si può fare a meno nella contemporaneità di questa componente culturale che ci parla, ma guardate, ne parlava Giacomo Matteotti, la raccolta dei suoi scritti, che il comitato intende in qualche modo valorizzare con delle iniziative che vi dirò subito, è straordinaria da questo punto di vista.
ne parlava Matteotti, di che cosa? Di problemi di integrazione europea. Dopo Matteotti e dopo la dolorosa esperienza totalitaria viene il manifesto di Ventotene, cioè noi dobbiamo oggi pensare a un'Europa federale, e questo è il pensiero socialista, ed è il pensiero socialista, come diciamo nel manifesto, in tutte le famiglie, in tutte le culture, in tutte le modalità con cui storicamente questo è avvenuto. Noi dobbiamo, diceva Paolo Sottani prima, gettare il cuore oltre l'ostacolo di quello che è successo un secolo fa, ma farlo consapevolmente, consapevolmente nell'oggi. Allora Giacomo Matteotti parlava di Europa, parlava di passaggio, pensate, del carico fiscale dal lavoro alla rendita, che è oggi. Parlava di spinta della istruzione della cultura, parlava, e questo sarà uno degli oggetti del nostro lavoro, di autonomie locali. È del 1920 il manuale per gli amministratori locali socialisti scritto da Giacomo Matteotti. Cioè, ci pensate, anche questo è di straordinaria contemporaneità. Quindi la cultura socialista, che è cosa diversa dalla cultura costituzionale cattolica, dalla cultura costituzionale liberale, è il nostro faro, è il nostro elemento unificante. Dopodiché c'è una straordinaria attualità di Giacomo Matteotti per fatti contingenti. È chiaro che viviamo in un momento politico che dovrebbe fare, io dico dovrebbe fare, noi porteremo il nostro piccolissimo contributo, dovrebbe fare di Giacomo Matteotti una figura unificante per la Repubblica, non divisiva. Quindi io devo dire, torno un attimo sul nostro piccolo comitato direttivo, io sono stato, l'assemblea ha chiesto che io facessi il presidente, mi sono messo al servizio del comitato, così come Pasquale De Feudis, che ne è il segretario, l'attento segretario organizzativo. Ci sono poi nel comitato direttivo Sergio Simone, Chiara Braga, Renato Tacconi, che oggi non è potuto essere presente, ma ringrazio Stefania Tacconi per essere qui oggi. Ecco, consentimi di dire per fatto personale una piccola parentesi: io trovo in questo comitato direttivo persone, ma lo dicevo ad altri compagni presenti, per cui la macchina del tempo, come dire, si torna indietro. Io ho lavorato, sono stato dirigente del comune, ho lavorato in queste mura, ho incrociato Sergio Simone come sindaco, bravissimo secondo me, ho incrociato Pasquale De Feudis come assessore, quindi come dire, ritrovo dei vecchi amici, ma anche dei maestri, che ci metto Renato Tacconi, dei maestri di politica. La presidente Braga, che oggi chiamiamo presidente perché è presidente del gruppo parlamentare, per me è stata presidente della commissione Comafie quando lavoravo a Roma, quindi insomma ritrovo una serie di persone. Non è soltanto portare dietro la macchina del tempo, ma anche, appunto, come diceva Paola, portare il cuore oltre l'ostacolo. Matteotti, in uno scritto del 30 agosto 1919, parlava di fronte alle spinte che già allora c'erano, scissioniste di vario tipo, riformiste piuttosto che comuniste, parlava di rivendicazione della cittadinanza socialista. Ecco, credo che questa sia una parola che noi possiamo utilizzare, proviamo a utilizzare nella contemporaneità la rivendicazione di una cittadinanza socialista. E a proposito dell'autorità di Matteotti, io credo che dobbiamo un ringraziamento a Chiara, perché nel suo discorso di investitura come presidente del gruppo parlamentare ha citato il lavoro parlamentare di Matteotti. Questo io lo trovo e la ringrazio in sintonia con quello che noi abbiamo avuto come scelta. Quell'immagine che noi utilizziamo come immagine del comitato di Giacomo Matteotti è Matteotti in Parlamento, perché io credo che il lavoro parlamentare, la serietà del lavoro parlamentare di Matteotti sia qualcosa che costituisca un esempio ancora oggi. E oggi credo c'è la segreteria del Nazionale Partito Democratico, che come qualcuno di voi saprà è stata convocata a Ariano dalla segretaria del Partito Democratico, che è il luogo in cui venne ritrovato Matteotti dopo l'assassinio. Oltre alla visione dei cittadini, noi abbiamo avviato dei contatti con le realtà culturalmente e politicamente affini al nostro comitato comasco, che è una piccola grande esperienza, mi auguro, per tutti noi, per tutti i cittadini che collaborano
dei contatti che sono a livello nazionale con la Fondazione Matteotti. Io ho avuto un colloquio molto interessante e produttivo, direi, la settimana scorsa alla Camera con Roberto Morassut, l'onorevole Morassut, che è vicepresidente della Fondazione Matteotti nazionale. Abbiamo avviato un contatto, grazie a Pasquale, con abbiamo formalizzato in uno scritto con la Casa Museo di Fratta Polesine, luogo natale di Giacomo Matteotti. Abbiamo avviato un contatto con la Fondazione Kulishov, che ha sede a Milano, a livello locale con delle realtà anch'esse culturalmente e politicamente affini, con Ampi, aiutatemi se dimentico qualcuno, con Ampi, con il Circolo Willy Brandt, con il Circolo Sandro Pertini di Senna, proprio in Brasile è il presidente del Circolo Pertini, con l'avvieremo con la Fondazione Avvenire, che ha un importantissimo lavoro alle spalle. Abbiamo avuto, noi in questo momento abbiamo delle adesioni individuali, abbiamo però avuto una manifestazione di interesse, secondo un termine burocratico, interesse politico e collaborativo dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico, e l'ho ringraziato il segretario Federico Proggi. Un'analoga, stamattina proprio mi diceva, un'analoga manifestazione di interesse, di volontà di collaborazione ce l'abbiamo dalla Federazione Provinciale di Articolo 1 di Como. Quindi il Partito Socialista Comasco invece ha, come dire, promosso l'adesione degli aderenti e dei militanti. Quindi siamo già in qualche modo in contatto con realtà importanti. Seguiremo, abbiamo parlato con Roberto Morassut, seguiremo una proposta di legge che in questo momento è al Senato, relativa alle celebrazioni per il centenario. È una proposta di legge non casualmente presentata dal parlamentare socialista Nencini nella scorsa legislatura, che viene riprodotta in questa legislatura a prima firma di Liliana Segre, e penso che anche questo non sia banale come riferimento. Mi pare che quindi è in corso di trattazione al Senato questa proposta di legge, che noi seguiremo. Mi pare, ma chiedo conferma chiara, che sia anche alla Camera una identica sostanzialmente proposta di legge sulla celebrazione del centenario. Quindi noi seguiremo questo. I nostri programmi saranno dei programmi ovviamente discussi e deliberati dalla nostra assemblea, degli aderenti, saranno dei programmi sostanzialmente orientati, come abbiamo detto, a questo lavoro culturale, socialista e costituzionale. Abbiamo una scadenza immediata, che è quella del, io confermo a Sergio Simone, del 27 maggio, mi pare, proprio il giorno 27, in cui ci sarà un'iniziativa di celebrazione dell'anniversario del Monumento alla Resistenza Europea di Como, che è un fatto qualificante per la città, e quindi saremo presenti a questa iniziativa. Abbiamo pensato, lo accennavo prima, di lavorare su alcuni scritti di Giacomo Matteotti. In particolare ci sembrava importante ridare vita alla, diremmo in termini contemporanei, all'instant book che Piero Gobetti pubblicò subito dopo la morte di Matteotti. Abbiamo un lavoro importante, che è il lavoro che ci ha annunciato Valeria Cattaneo, che è aderente al comitato, che in Germania sta cercando di ricostruire un'importante documentazione, penso sia un lavoro originale molto importante che possa partire da noi, da qui, grazie al lavoro di Valeria, di ricostruire alcune delle documentazioni in quell'ambito territoriale, quindi nell'epoca della Repubblica di Weimar, dopo l'omicidio di Matteotti, dopo l'assassinio di Matteotti. Abbiamo poi, e questo è in continuità con l'accenno che facevo alla questione e al lavoro non solo parlamentare ma amministrativo di Giacomo Matteotti, abbiamo poi l'intenzione di ragionare